Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Francesco e oggi siamo ritornati sulla serie SCP di Minecraft. Allora ragazzi, oggi desidero ripetere, siamo ritornati sulla serie SCP di Minecraft e oggi andremo a cercare un altro SCP. Però ragazzi, oggi ho delle novità. Allora, prima cosa ho cambiato skin e non ve la voglio far vedere ora, ve la farò vedere aspetta. Dopo, prima vi spiego delle cose. Ovviamente, prima di andare a iniziare, di andare all'SCP di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina per quelli che non l'hanno fatto, soprattutto la campanellina. Invece, sempre per quelli che l'hanno fatta, stanno a posto. Vabbè, ragazzi, adesso vi faccio vedere la skin che mi sono fatto. Allora, al mio 3 ve la faccio vedere. 1, 2, 3. Eccola qui, ragazzi. Sì, ragazzi, starete dicendo, ma questa skin è di Lion. E infatti, ragazzi, sì, è proprio di lui, solo che l'ho colorata e l'ho modificata. E ragazzi, voi starete dicendo, sì, è proprio di Lion questa skin. Perché infatti, ragazzi, per chi è un fan di Lion, io sono un suo fan in realtà. E quindi, visto che Lion è il mio youtuber preferito per alcuni di voi, e anche per me è un mio youtuber preferito, anzi sono il suo fan, mi sono voluto mettere la sua skin, però l'ho modificata, l'ho colorata per non copiare tutto a lui, grazie. Descrivetemi qui sotto nei commenti se vi piace questa skin o no. E se non vi piace, magari non fa niente, tanto non vi offendo, non vi preoccupate, ragazzi. Vabbè ragazzi, senza perderci molte chiacchiere per la skin, andiamo a cercare l'SCP per oggi. Ok, l'SCP di oggi si trova là. È molto lontano stavolta l'SCP di oggi. Aia. Azione. No, no! No, ragazzi, dai! Maledetto creeper! Ma ragazzi, io non sto capendo. Perché rispawn sempre qua? Vedete? Io rispawn sempre qua, ragazzi. Da oggi in poi metterò un punto di spawn dalla casa mia, perché ragazzi io non ne posso veramente più. Cioè mi spawna e ragazzi mi fa spawnare sempre in quella isola là. Aia, qualcosa mi ha colpito. No, ragazzi, zombie acquatici, scappiamo, scappiamo. Maledetto creeper però, mi ha ucciso pure. Che poi il creeper sta per uccidermi. Oh cavolo, tanti mostri. Basta, basta, via, 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 via. Corri, 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 corri. Allora, ragazzi, l'SCP di oggi si trova qua. Si trova qua, perché è proprio qua. Cavolo. Aspettate. Allora, andiamo di qua. E si dovrebbe trovare qua. Esattamente qua si dovrebbe trovare. E questo non è, e neanche questo, dove era? Eccolo, eccolo ragazzi, eccolo qua, questo qua è l'SCP di oggi. Allora, non si riusciamo a essere mostri. Aia, aia, no, zombie piccolo, maledetto, zombie villager piccolo. Vabbè ragazzi, eccoci qua, oddio, donna, basta creeper, basta, basta. Ah, maledizione. Vabbè ragazzi. Al mio 3 mi butto, 1, 2, 3. Ok, ci siamo. Ok, ragazzi, apriamo la porta. Apriamo anche questa. Ok, al mio 3 mi giro, vediamo cosa sarà l'SCP di oggi. SCP 1048, classe Keter. Ok, ragazzi, so che cos'è. Ok, è molto famoso. Allora, SCP 1048 è un orsetto. Però questo orsetto è molto ma molto molto pericoloso, perché non ti devi fidare, perché se questo orsetto si chiama il Builder Bear, che sarebbe in italiano orsetto costruttore, questo orsetto ti stona le orecchie, fa un grido allucinante, proprio assurdo, ti stona le orecchie come il giocattolo di Eric, solo che questo ti fa proprio morire, questo omette un suono che grida e ci stanno tutti questi suoni nelle orecchie e poi ti sanguinano tutti i timpani fino a staccarti addirittura l'orecchio. Oh mio Dio, ragazzi, è
E poi ci stanno anche delle copie di lui che sarebbero i suoi amici, cioè SCP-1048-B, SCP-1048-C e solite cose, le sue copie cattive. Vabbè ragazzi, senza perderci molti chiacchiere, entriamo. Ok, già la cella non mi piace. Dov'è ragazzi? Dove cavolo è andato? Ragazzi, non c'è nella sua cella. Ah, eccolo! Oh mio Dio! Ma ragazzi, avete visto? Prima non c'era! Prima non c'era l'orsetto, adesso mo è comparso. Guardatelo quanto è piccolo! È minuscolo! Guardatelo quanto è piccolo, ragazzi! È quanto una testa! Ragazzi, guardate! È proprio un orsetto, ma è piccolissimo! Me l'aspettavo un po' grande, un po' grandicello! Guardatelo! È minuscolo! È quanto una testa di Minecraft! Comunque, ragazzi, stavo dicendo. Sta cella non mi piace perché guardate, mi sa, queste qua sono le teste delle sue vittime che ha ucciso. Guardate, piene di macchie di sangue. Teste di scheletro, aiuto ragazzi. Ok ragazzi, non sembrerebbe essere aggressivo, perché ovviamente lui è così. Però se magari noi le diamo fastidio, gli diamo un fastidio assurdo, lui ci dovrebbe stonare le orecchie, quello che ho letto, vi ho detto, che sta anche nel fascicolo ovviamente. Vabbè ragazzi, io non so perché, ma vorrei già provare ad attaccarlo. È arrivato già il momento perché non so che teste posso fargli. Al metro l'attacco, eh. Uno, due, tre ragazzi, vai. Oh, ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Oddio. Ragazzi, ma perché mattina? Perché mattina, ragazzi? Mio Dio. Ragazzi, mi ha ucciso. Ragazzi, ma perché mattina? Perché mattina? Ragazzi, ma come mai è mattina? Guardate. Strano, perché mattina? Vabbè, ragazzi, ma è strano che è mattina, guardate. È mattina. Ragazzi, in questo mondo di solito non è mai mattina. Perché è mattina? Ragazzi, è mattina. Scusate se lo ripeto molte volte, ma è mattina. Molto strano, molto strano. Che è mattina. Ragazzi, ma perché è mattina? Io me lo sto ripetendo sempre. Vabbè. Ragazzi, comunque avete visto l'arsetto cosa mi ha fatto? Mi ha praticamente stonato e poi mi ha ucciso. Proprio come c'era scritto il fascicolo. Vabbè, ragazzi, ci vediamo nella cella sua dopo. Ok, ragazzi, sono ritornato qua nella cella sua. Rientriamo. Ok, ragazzi, praticamente appena vi spiego tutto, appena l'ho picchiato, mi ha fatto il suo suono proprio come c'era scritto il fascicolo, mi ha stonato e poi mi è arrivato l'effetto di Wither, perché ragazzi giustamente questo suono ti uccide, ti fa sanguinare tantissimo i timpani e muori alla fine perché perdi troppo sangue dai timpani. Ragazzi adesso voglio riprovare, però non voglio più dargli fastidio perché veramente mi ha stonato pure nella vita reale ragazzi, eh. Ok ragazzi, e non diamogli più fastidio e vediamo come possiamo testarlo. Anzi, ragazzi, così così vorrei provare per l'ultima volta però a dargli fastidio e poi basta. Ok? Ok, ragazzi, vedo che gli do fastidio di nuovo, eh? Uno, due, tre. Oh, ragazzi, ragazzi, perché stavolta? Aia, aia, aia! Ragazzi, mi colpisce, però non mi fa da. Ragazzi, mi dà l'effetto di debolezza. Aia, aia, aia. Ragazzi, aiuto, 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 aia. Per fortuna non mi fa danno. Ma no, ragazzi, aiuto. Scappiamo, scappiamo. No, perché? Aia, aia. Apri, apri. Apri, cavolo. Apri. Apri sta porta. Maledizione. Oh, maledetto orsetto. Muori. Muori. Ma no, ragazzi, niente. Muori. Muori. Cioè ragazzi, mi colpi, stavolta non mi sta stonando, li ho colpito e ce l'ha con me, però mi picchia, non mi fa danno, però mi dà l'effetto di debolezza, maledetto, muori, muori, no, no, stai lontano, stammi lontano,
No, no. Usciamo, 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 usciamo. Esci, no, no, aiuto ragazzi, no, no, no. Aia, levati, maledetto assetto. Ok. Oddio ragazzi, cioè, veramente, io non so che dire ragazzi, mi stavolta mi ha colpito, cioè. No ragazzi, di nuovo! Ah! Ah! Ragazzi, aia! Ah! 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 Aia, no, no, ragazzi, aiuto, 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 aiuto! Sono morto! Ma, no ragazzi, io non ci sto veramente capendo nulla. È tornato di nuovo notte! Perché prima era mattina, adesso è tornato di nuovo notte? No ragazzi, veramente, oggi stanno succedendo cose strane, abbastanza strane. Cioè, poi l'orsetto, che la cosa che doveva fare in realtà era, beh, basta che mi doveva subito praticamente stonare e poi uccidere. Invece stavolta mi ha colpito, no, senza farmi danno però, e mi ha dato l'effetto di debolezza. Maledetto orsetto. Ecco ragazzi perché non bisogna mai fidarsi di questo orsetto, ve l'ho detto. Quindi dobbiamo fare più attenzione. Allora, ritorniamo nella sua cella per l'ultima volta e poi basta perché direi che oggi abbiamo trovato un SCP abbastanza molto pericoloso, anche uno tra i più famosi che esista proprio. Ok ragazzi, cavolo, un creeper. Vieni qua, muori maledetto creeper. Allora ragazzi, io sto orsetto quasi quasi me lo porterei a casa, però no, ok, basta non dargli fastidio, vi starei dicendo portatelo a casa, poi io non me lo voglio portare, perché se per sbaglio vado a colpirlo, questo mi ammazza ragazzi, no ragazzi, non me lo porto a casa, non mi fido di questo orsetto io. Non ci bisogna mai fidarsi. Allora ragazzi, eccola qua la sua cella, siamo ritornati di nuovo e stavolta proviamo. E dove è andato ragazzi? Ragazzi, dove è finito? Non c'è più. Aspettate un attimo, dove è finito? Ah, eccolo. No, ragazzi, è scappato dalla cella. Ok, ragazzi, comunque adesso forse lo potrei uccidere, sto orsetto, lo vorrei uccidere, eh? Non mi fido tanto. Però, ragazzi, se io lo uccido e poi lui mi rispondesse. In senso che mi farei prima che io lo uccidesse, mi fareste il suono, anzi, quando lo uccido mi fa il suono. Vabbè, tanto rispawno, ragazzi. Io lo ammazzo, eh. Io lo ammazzo. Ai miei tre lo ammazzo. Uno. Due. Ragazzi, lo faccio, eh. Tre. Ok. No, ecco, ragazzi. Aia. Aia. Ah. Ecco ragazzi, aia, mi ha risposto più. No, no. Mi ha ucciso di nuovo, ragazzi. Vabbè, ne valsa la pena, ragazzi, ne valsa la pena. Vabbè, ragazzi, che dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdersi un video per quelli che non l'hanno fatto. E per quelli che l'hanno fatto stanno già a posto. E noi, ragazzi, ovviamente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.